faccio 3 km di corsa per venire fino a qui. Sto con te 2 ore. Poi mi faccio altri 3 km per tornare a casa. Secondo te ho l'energia per fare gli straordinari? Passavo davanti al negozio quando l'ho vista. Rossa! Rossa. Sì, lo so! Adesso in cucina, ma tu te ne devi andare al più presto! Ma perché le dai la mia parte di pollo al vino? A quello dovrebbe arrivare? Ah, ma è già rientrato, e qui? E qui? Va bene, io non gli avevo detto che dovevo anticiparlo, quindi pensavo fosse fuori. Dov'è? In bagno. E che ci fa in bagno? Si sta spogliando, naturalmente. Sono 3 mesi che ci vediamo ogni mercoledì. Ma tu pensa, per me una volta il mercoledì c'era solo la Coppa dei Campioni. E così ho pensato di preparare una bella cenetta. Quindi, quando sei qui con me, lei crede che tu sia a fare il jogging nel parco? E perché non dovrebbe? Sono sempre esausto al ritorno. Devo dire che è molto gentile Giorgia prestarci il suo appartamento. Eh sì, è un vecchio amico. Abbiamo tutto il tempo. Ne sei sicuro? Ma certo, Bruno fa jogging sempre per almeno 2 ore, no? Sì, lo so, ma 2 ore sono lunghe. Potrebbe stancarsi e rientrare prima del tempo. Impossibile, è troppo impegnato. Che te ne pare di queste? Carine! Non che me ne intenda molto di mollette, ma dove le prese? Là le ho prese, sul tavolo. Oh, ecco allora dove erano finite, non sai quanto le ho cercate. Di che cosa sta parlando? Mi aveva detto che avrebbe fatto venire qualcuno durante la mia assenza. Sì. Le ha parlato di me? No, non di lei in particolare, dipendeva da chi sarebbe stato disponibile. Ebbene, è Bruno. Sì, lo so che è Bruno, il punto è proprio questo, non potevi metterla via. Ma perché Bruno è mio marito? Sì, lo so che Bruno è tuo marito, il punto è proprio questo. Devi stare proprio qui. Ma Bruno vive qui? Lei non è un'infermiera della Croce Rossa. Perché diavolo ha portato qui Bruno ieri sera quando si è fatto male durante il gioco? Ah. Ho capito! Era come se è fatto tardi, avrete un affare!